video, oggi vi faccio vedere l'outfit, l'outfit che ho indossato oggi perché è stato il primo giorno di scuola materna di Sofia e avevo piacere di farvi vedere l'outfit che vi mostro anche perché secondo me è un outfit perfetto per tutti i giorni perché è molto pratico ma molto 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 carino, almeno spero che vi piaccia. Ma prima facciamo due caccole. Facciamo due chiacchiere sul primo giorno di Sofì, proprio due sono così. Sono completamente senza trucco, ragazzi, solo un po' di burro cacao colorato. Non mi sono truccata perché tanto sapevo che mi sarebbe venuta la fontanella. È andato benissimo il primo giorno, sono tanto tanto contenta. Lei era contenta, l'abbiamo accompagnata alle 9, ci siamo trattenuti un pochettino. Poi, siccome ogni tanto avevo i rigagnoli, ci siamo spostati, siamo andati via e poi siamo andati a riprenderla alle 11. È andato davvero tutto bene, tranne poverina alla fine. Si è fatta male al ginocchietto, ma sono cose che capitano. Per il resto mi hanno detto che è stata brava ed era tranquilla e quindi sono tanto 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 contenta, però mi sono anche commossa ed emozionata perché oltre ad essere il suo primo piccolo grande traguardo è anche il primo distacco tra noi. È sempre un momento particolare perché comunque è una cosa che lei deve fare alla materna, un passo importantissimo e ne ha bisogno, però c'è dall'altro canto è anche il primo piccolo distacco che c'è e quindi sono abituata ad averla tutto il giorno con me, quindi sarà un po' strano, però sono molto 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 contenta che la mia piccolina cresce e speriamo sia sempre sana e contenta, ecco. Adesso basta perché sennò mi rimane tutto il nilo. E adesso veniamo all'outfit. Stamattina non avevo neanche gli orecchini, però secondo me ci stanno bene, quindi li ho indossati per farveli vedere. Ripeto, non ho un piffero di trucco, quindi pardon per the monster in me. Gli orecchini sono delle semplicissime palline rosse da Bijou Brigitte. Mi piacciono un sacco perché sono molto molto pratiche, ma anche tanto 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 carine. Poi mi sa che mi alzo per farvelo vedere. Come canotta, questa pesa da Zwicky con le labbra, che è proprio semplicissima bianca, a cui sotto però ho messo un top a fascia, vedete, perché è un pochettino scollata e si poteva vedere magari un po' di ambaradan, proprio semplice. I pantaloni sono presi da Zwicky anche questi, con l'elastico in vita e la culisse. Adesso se riesco vado in cameretta e ve li mostro meglio. Eccoli qua, i pantaloni sono semplicissimi in cotone morbidoso con l'elastico alla caviglia, spero che si veda, con l'elastico alla caviglia, questa bellissima fantasia, mi piacciono tantissimo. Invece le scarpe sono semplici, mi appoggio al muro se non mi capotto, spero che si vedano, ecco qua, sì, credo di sì. Semplici, con un bel tacco importante, anche il plateau nere con il fiorellino. Queste prese dai Cinciu e sono molto molto belle. Ecco qua, forse si vede un pochettino meglio. E questo era l'outfit, semplice ma molto molto carino secondo me. Fatemi pensare, ve l'ho detto che oggi sono molto svalvolaus, fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino e un like e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Grazie che hai guardato tutto il video, vi mando tanti super baciottissimi e al prossimo, ciao!